Una prova d'orgoglio che quantomeno rimanda il responso della matematica retrocessione in Serie C. Questa volta il Pescara ha recepito il messaggio lanciato dal tecnico Grassadogna dopo la disfatta di Cosenza. Il gol di Capone ha regalato la settima vittoria in questo campionato al Delfino, un successo definito dai più, tra questi lo stesso Grassadogna, come quello del rimpianto. Dopodomani ultima trasferta di campionato a Cremona per il Pescara, che affronterà una squadra che ha centrato la definitiva salvezza grazie al punto ottenuto al Bentegodi contro il Chievo. In particolare è la presenza dello scontro diretto tra Pordenone e Cosenza a mettere al riparo l'11 di Pecchia. La matematica dice che se la squadra silana dovesse vincere due partite, il Pordenone e il Cosenza saranno comunque dietro la Cremonese. Se dovesse essere il Pordenone a vincere le ultime due gare, il Cosenza avrebbe un distacco dai grigiorossi di 7 o più punti, non in linea per un eventuale play-out. Restano d'altro canto residuali speranze di play-off, ma con 5 punti di ritardo dall'ottavo posto e 6 a disposizione, centrarli sarà quasi impossibile. Tuttavia il tecnico Fabio Pecchia ha già chiesto ai suoi di giocare senza mezzi termini per i 3 punti. Il Pescara è tenuto in vita da un filo sottilissimo, allo Zini bisognerà vincere per restare in vita e questo potrebbe non bastare se dovessero vincere contemporaneamente anche Ascoli e Pordenone, così come si dovrà sperare nelle mancate vittorie di Cosenza e Reggiana. Insomma, combinazioni semi inestricabili. Peraltro, come se non bastasse, c'è una lista di assenze che resterà lunghissima e alla quale si andrà ad aggiungere la squalifica di Valdifiori, ammonito ieri, era in diffida. Grassadogna dovrà chiamare ad un ulteriore sforzo Omeonga, sfinito dai 90 minuti post-Covid con la Reggiana. Oltre Macin cercherà poi di ripartire lo sforzo tra gli altri centrocampisti disponibili, Tabanelli, Riccardi e, si spera, Busellato. Tuttavia, giusto guardare in faccia la realtà, nell'imminenza della retrocessione il sindaco Carlo Masci è intervenuto così nel corso di replay, dimostrando vicinanza al presidente Sebastiani, ma allo stesso tempo lanciando un appello ad altre forze imprenditoriali che possano sostenere il club. Sono preoccupato perché quando le squadre retrocedono poi vengono fuori sicuramente delle difficoltà che si amplificano e quindi da amministratore sono preoccupato. In questi anni Sebastiani ci ha abituato a conti tenuti bene, però le difficoltà che potrebbero esserci devono farci tenere gli occhi aperti. Il rapporto con la tifoseria, con la città, non è un rapporto semplice. Adesso il rapporto si è deteriorato notevolmente, però io non voglio neanche entrare in queste dinamiche. Ovviamente se Sebastiani vorrà, parlerà con me, sono disponibile, perché la squadra di Pescara è la squadra della città, è un simbolo per noi, ma non soltanto per Pescara, per tutto l'Abruzzo. Io ci sono, però credo che sia giunto il momento anche che arrivino altri investitori, perché poi non è facile oggi mantenere squadre di calcio in Serie B, e purtroppo lo stiamo vedendo. Io spero che arrivino altri investitori, però stiamo vedendo che non è semplice.